Forse loro riusciranno a fare il miracolo, quello che nessun altro è riuscito a fare. Dottor Fania mi ha detto: signora, come sta? E io gli ho detto: sono triste. E lui mi dice: perché è triste? Perché ho capito che il mio è un caso difficile. E lui mi guarda e mi dice: è vero, è difficile, ma io qualcosa per lei la posso fare. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Elena Fioretti, ho 52 anni e vengo da una cittadina in provincia di Torino. Diciamo che la mia storia medico-dentistica dura da tutta la vita, nel senso che fin da piccolissima ho sempre avuto problemi di denti, fino ad arrivare all'età di 40 anni quando sono rimasta completamente senza denti nella parte superiore, per cui l'arcata superiore non c'era più e io portavo una protesi mobile all'età di 40 anni. A un certo punto ho sentito parlare dell'esistenza di questi denti fissi su impianti, cioè cominciavo a sentir parlare di Hollon 4, Hollon 6 e quindi ho cominciato a capire che forse anche per una persona come me poteva esserci una speranza. Quindi mi sono un po' informata con i costi preventivi fatti in Italia, eccetera, e mi sono messa in contatto con una clinica molto seria in Croazia. E quindi sono partita per la volta della Croazia e carica di speranza. Se non che, quando sono arrivata lì, la prima cosa che mi hanno fatto fare giustamente è stata la TAC. E ricordo ancora oggi l'espressione della dottoressa quando mi è venuta incontro dopo aver visionato la TAC e mi ha detto: signora Elena, lei è una persona molto sfortunata. La sua recessione ossea sopra è tale per cui noi non possiamo fare niente. Anche le ricostruzioni di seni mascellari sono rischiosi, rischiamo di comunque fare un buco nell'acqua. Io sono onesta con lei, il suo caso è troppo grave, non possiamo fare nulla. E quindi mi hanno rifatto una nuova protesi mobile, bella, nuova, scintillante, e con quella sono tornata a casa. E a un certo punto, dico la verità, mi ero un po' rassegnata, fino al giorno in cui. No, era marzo dell'anno scorso, mi sono imbattuta su Facebook in un video del dottor Palmas. Ho cominciato a seguire i suoi video, ho letto le testimonianze e dentro di me è scattata come una scintilla. Ci ho pensato, chissà se andando fino in Moldavia da questa persona. Forse loro riusciranno a fare il miracolo, quello che nessun altro è riuscito a fare, perché la mia recessione ossea è talmente grave, talmente severa, che è impossibile mettere degli impianti. Chissà se queste persone riusciranno a fare qualcosa per me. Ho preso subito contatto con il mio contatto italiano, che si chiama Cristiano e che ringrazierò sempre per il supporto che mi ha dato. Grazie, Cristiano. E nulla, carica di speranze, io a luglio sono venuta qua, a Chisinau, da sola. Qui a Chisinau, prima visita, vado a fare la TAC, esco dalla TAC e è arrivata Virginia e mi ha detto: signora Elena, dobbiamo parlare con un altro medico perché il suo caso è molto più grave di quello che noi immaginavamo. E quindi mi si è prospettata di fronte la stessa situazione precedente, cioè anche qui a Chisinau mi è stato detto: signora, la sua situazione è più grave di quello che pensavamo. Quindi avevo paura che anche questa volta fosse un buco nell'acqua e che io davvero fossi un caso senza speranza. Perché ho pensato: ok, Elena, vai a casa di nuovo in quel momento. Fino a quando mi sono trovata davanti al dottor Fania. Dottor Fania mi ha detto: signora, come sta? E io gli ho detto: sono triste. E lui mi dice: perché è triste? Perché ho capito che il mio è un caso difficile. E lui mi guarda e mi dice: è vero, è difficile,
ma io qualcosa per lei la posso fare. E vabbè, mi commuovo. Mi commuovo a questo ricordo, perché dottor Fania mi ha spiegato tutto quello che mi avrebbe fatto, cioè mi ha spiegato passo passo quelle che erano le sue intenzioni, qual era la chirurgia che voleva applicare. Io ho pensato, vabbè, caso estremo, zigomatici. Lui mi ha detto, no, aspetta un attimo, io apro, vedo in che condizioni è l'osso. Pensavo di metterti due pterogoidei, due convenzionali, poi se noto che l'osso sotto il naso è buono, io guardo la qualità, se è buono mettiamo un nasale, altrimenti cambiamo tutto e mettiamo gli zigomatici. Quello che posso dire è che quando questo medico ha aperto bocca e ha cominciato a spiegare quello che voleva farmi, allora io di medici ne ho conosciuti tantissimi, perché da quando sono bambina che mi siedo sulle poltrone dei dentisti, in Italia e anche all'estero. Ma quando il dottor Fania ha cominciato a parlare, a spiegare che cosa voleva fare, io mi sono affidata completamente a lui. È uno di quei medici che ti danno fiducia perché sanno di che cosa stanno parlando. Sanno di che cosa stanno parlando quando parlano di impianti pterogoidei, impianti nasali, impianti zigomatici. Noi non stiamo parlando di chirurgia tradizionale, noi stiamo parlando di chirurgia avanzata. E dottor Fania ne parlava come se fosse routine, perché per voi qui a Chisinau, per lo studio SOS del dottor Palmas, questo tipo di chirurgia, che per gli altri è chirurgia è avanzata e che pochi altri sarebbero in grado di fare, per la clinica del dottor Palmas sono interventi di routine. E questo è quello che dovrebbe spingere le persone che hanno dei problemi a venire qui a Chisinau e ad affidarsi alle mani di questi medici, di questi professionisti, davvero senza timore. Io ho fatto così. Io ho fatto questo. E quando tutti quanti mi hanno detto no, la clinica del dottor Palmas mi ha detto sì. E di questo io me ne sarò sempre grata. Non è stata una passeggiata, La chirurgia è stata dura, il post-chirurgia è stato difficile, ma io ad oggi rifarei tutto. Eh sì, vale la pena, perché il risultato è il mio sorriso. Io ieri sera, quando ho messo i provvisori, sono tornata a casa nella mia camera e continuavo a guardarmi allo specchio e ridere. Cioè continuavo a ridere perché avevo solo voglia di ridere, di sorridere, e mi guardavo allo specchio mentre ridevo.